Consigliere Blasioli, oggi in conferenza stampa avete criticato la politica del centrodestra a Pescara per quanto concerne le periferie, parlando di cifre che riguardano la riqualificazione soprattutto del quartiere Rancitelli. Cos'è che non vi quadra? Ma intanto sul ferro di cavallo e l'abbattimento del ferro di cavallo di Pescara è un grande bluff da parte del centrodestra pescarese e regionale. Quante volte avete sentito in conferenza stampa e sugli annunci dei giornali partiremo ad agosto, partiremo senza spendere un solo euro, facendo affidamento ai fondi dell'eco bonus e del sisma bonus? Tutto falso. La progettazione non c'è ancora e con una delibera dell'ATAR del 9 di aprile, quindi di qualche giorno fa, hanno definitivamente abbandonato questa strada. Il progetto di abbattimento del ferro di cavallo andrà avanti solo con i fondi di Via Lago di Borgiano, arrivati grazie alla giunta regionale di D'Alfonso, quindi del centro-sinistra, per l'abbattimento di quei tre palazzi di Via Lago di Borgiano, ma questo significa rinunciare a 148 appartamenti sulla città di Pescara di edilizia residenziale pubblica, con tantissime famiglie che aspettano un'esigenza sociale, quella della casa, e sarà sempre più avvertita anche dopo questa pandemia, e rinunciando a 7.886.000 euro di investimenti che invece precedentemente erano stati utilizzati, messi in programma con una delibera dall'ATER per realizzare altre palazzine alle Gescal, nel quartiere 3, in via San Francesco, e l'acquisto di altri palazzi per circa 1.800.000 euro. Salta tutto, andranno a terra le tre palazzine di via Lago di Borgiano con questi fondi CIPE, andranno a terra con tempi molto più allungati perché non si è trovata nessuna sistemazione alle famiglie che sono nel frattempo al ferro di cavallo. Andranno a terra anche i 120 appartamenti del ferro di cavallo, ma non verrà ricostruito assolutamente nulla se non 56 appartamenti. Un attacco feroce all'edilizia residenziale pubblica, a questo settore sociale importante nella città di Pescara, è molto importante, forse più importante a Pescara che in tutta la regione Abruzzo, ma soprattutto un fallimento per l'utilizzo dei fondi dell'eco bonus e del sisma bonus.